Signori e signorine, siamo qua su GTA con Salvo. Buonasera ragazzi. Ragazzi, vi stiamo facendo scoprire la novità delle novità. Ragazzi, bug del secolo. Voi prima di pagare i 100k dovete fare due cose, ok? Dovete essere con un amico, quindi Salvo, vieni con me. Certo, e dovete certo avere lo Sparrow, una cosa molto importante. Se non avete lo Sparrow, ragazzi, non funziona. Ci sono in occasioni specifiche qui su GTA. Eh già. Prima cosa, dovete, ragazzi, schiantarvi, ok? Dovete schiantarvi sull'edificio più alto di GTA, che è quello lì che io ho l'ufficio, ed è il più importante. E dovete essere anche una cosa molto difficile che dovete fare voi. Dovete schiacciare option, ok? Option con il vostro amico, ragazzi. Guardate, vi faccio prima. Allora, schiacciate option, ragazzi. E poi, ragazzi, dovete fare triangolo qui. Precisamente qui. Ok? Adesso lo facciamo proprio, ragazzi, veloci. Non dovete esplodere, solo schiantarvi, ragazzi. Ok? Andiamo ad alta velocità. Alta velocità. Apriamo. E poi così. Proprio triangolo, spam, finché non sentite l'elicottero cadere. Attenzione, eccoci, abbiamo sbattuto. Appena venite sbattuti, ragazzi, dovete scendere. Tutte okay. E due. Tutte e due. E fate esplodere lo Sparrow. Ok. Fatelo esplodere. Però non con un lancio, ragazzi. Ragazzi, dovete solo spararlo insieme al vostro amico. Ecco qui. Ecco le fiamme, ci allontaniamo. E rubiamo un veicolo adesso. Vai. Ecco qui. Una bella macchinozza anche. Ragazzi, adesso dobbiamo sbattere contro. Ok, fatto. E adesso dobbiamo fare un'altra cosa. L'ultima cosa, ragazzi, manca. Con questa macchina sempre. Non uscite dalla macchina, ragazzi, sennò non funziona più. Infatti, cinema, ragazzi. Ok, soprattutto in questo qui. Ok. Vai a vedere dalla mappa, Nick, per il cinema si tratta. Sì. Questo qui. Ragazzi. E vi dirà che non sono aperti. Difatti, ragazzi, dovete andare in questo orario, le 4:03. Voi spammate quadrato. Spammate. E ragazzi, dovete nel mentre avere una così. Però nel mentre quadrato, ragazzi. Così appena esplode, ok. Siamo esplosi. Non spammate X, non fate niente. E adesso, ragazzi, ci vediamo nel Kozatka. Ragazzi, ora che siete nel Kozatka, dovete cambiarvi vestito. Una a caso, quelli che avete salvati. Boh, che ne so, facciamo Let's Goski, ok? Questo qui. E ragazzi, adesso dobbiamo pagare, ovviamente. E ora fallo anche il vostro amico, ovviamente, che me lo vestite a caso. Adesso raccogliamo le informazioni, ok? Facciamo più veloce noi, ragazzi. Vi facciamo vedere anche la tecnica. Qui con il nostro super sottomarino. Siamo arrivati a destination. Eccoci. Allora, vabbè, qui Nick, com'è che dobbiamo procedere? Nella norma? Qui, ragazzi, prendiamo sempre lo Sparrow. Però i tizi li dovete uccidere con la pistola, ok? Non con altre armi. Attenzione, con la pistola, ragazzi. Non con altre armi.
ragazzi, non sparate ovviamente con sparo, se no spaccate l'elicottero, l'aereo, quello che è, tanto fa cagare sto bello. Prendiamo la pistola subito, eccoci. E iniziamo a spararli, ragazzi. Sì, sempre con la pistola, ricordatevi. Ecco qui. Perfetto, praticamente. Ok, e facciamo esplodere quest'auto. Okay. Senza far esplodere il velum, ovviamente. Ovviamente. E adesso... Ragazzi, allora dovete fare un'altra cosa, ok? Dovete venire qua in questo punto, ok? Preciso. Venire preciso. E ragazzi, dovete far esplodere il velum, ok? Ricordatevelo. Dovete far esplodere il velum, ok? Proprio fallire la missione. Sì. E adesso però lo dovete fare bene. Stesso procedimento, noi ci vediamo solamente all'isola del Caio Perico. Eccoci qui, ragazzi. Beviamo un po' d'acqua. Ci sempre. Ormai ho visto più questo tizio che mia madre. Tocca pure. Adesso, ragazzi, un'altra cosa dovete fare. Allora, qua siete con il vostro amico. Buonasera. Andate su contatti, ok? Chiamate la vostra diciamo la vostra stripper, ok? Infernus. E vi dirà occupato. E basta. Dovete solo fare questo. Se volete avere il video di come avere il numero della stripper, basta solo chiedere nei commenti e non vi aiutiamo. Qui, ragazzi, siamo qui. Ragazzi, ricordatevi, se avete la centralina sotto, dovete rifarlo, ok? Qui, sulla punta, ragazzi. Adesso noi facciamo lagging. Ok, fatto. E non guardate subito il seminterrato, ragazzi. Fate freccetta sinistra, così guardate prima i depositi. Ricordatevi. Facciamo tutto qui. Con calma, giù. Eccoci qua. Deposito sud. Telecamera 2. Non c'è minimamente un pisellone. Non c'è un altro minimamente pisellone. È normale, ragazzi. Oro, vedete? Oro. Già si inizia a vedere il colpo, sì. Che è bello sodo. Sì. Oro. Già. Siamo a due. Già. Oro. Vedete, ragazzi? Siamo a tre. Ragazzi, è quello per fullarvi. Dipinto oro. Vedete? Sempre così. Vedete, dipinto, ragazzi. Stiamo trovando di tutto, di tutto. Meglio di così, ragazzi, non si può, eh. No, difatti. Deposito nel seminterrato. Oro, vedete? Oro. Ragazzi, seminterrato, ragazzi, tutto oro. Tutto oro, cioè, ve l'ho detto. E ragazzi, siamo qui. Giriamo a sinistra. Eccolo qui. Il panterone, ragazzi. Il panterone. Mamma mia, eccolo! Me l'ho detto. Finalmente!
Ragazzi, buona sorpresa per voi. Buon 23 luglio. E mamma mia. Ragazzi, comunque, se posso dirvi tutto sto oro, se volete fatelo veramente, eh. Ciao Michael. Michael, non lo fare. Michael, non lo fare. Non lo fare, fermati. Mi hai trollato. Mi hai trollato, bravo. Ragazzi, abbiamo trovato pure i documenti. Se volete veramente, ragazzi, fatelo veramente, eh. Perché abbiamo trovato tutto oro. E ragazzi, adesso andiamo anche a vedere quanto costa, eh. Ok, era il 23, ragazzi, per lo scemo. Ma ragazzi, 23, lo scemo. Però eccoci qui. Eccoci qui. Ragazzi, 2 milioni e 4. Vi dico solo questo. 2 milioni e 4. Ragazzi, cioè, non so se ci rendiamo conto, eh. Era uno scherzo, e anche per dirvi, ragazzi, di non fidarvi, perché uno, ragazzi, potrebbe esserci gente che lo fa solo per bannarvi. E ragazzi, non c'è nessun glitch per trovare la pantera. Nessuno. Come va va, ragazzi, trovate cosa potete. Un consiglio che vi diamo è solo se fate il caio perico, ragazzi, e lo perdete, dare, così potete trovare di nuovo il colpo buono. Difatti, ragazzi, io ho aspettato un giorno, perché avevo perso il caio, e ragazzi, si vede il risultato: 2 milioni e 4. Non so che. Questa cosa è vero, eh. Questa cosa è vero. Almeno 24 ore, ragazzi, devono passare. Sì. Devono passare. E anche un'altra cosa, ragazzi, adesso vi facciamo come si fa il caio proprio. Ragazzi, siamo qui. Buonasera. Allora, qua dovete mettere quello che vedete nel mio schermo, ragazzi. Adesso state vedendo la schermata di Salvo e mia. Quella lì mia, e ragazzi, è quella che sto mettendo tutti i punti, tutte le cose importanti. Allora, facciamo tutto questo. Questo è il nuovo colpo, ragazzi, che abbiamo fatto la sorpresa, il trollettino. Allora, esatto. Dovete prima cosa avere il Cosatka, prendere le preliminari sotto il Cosatka. Poi equipaggiamento, ragazzi, per chi ha il documento prende il codice, e per chi no, Salvo, cosa deve fare? Semplicemente andare a prendere la cosa da appiccicare in faccia per rubare la tequila o la collana o la pantera. Eh già. E poi anche il simulatore tagliamento digitali, e poi anche torcia in casse, e poi settarvi quelli che vi consigliamo noi, è assalto e più silenziatore, che tanto è 5000. E ragazzi, adesso possiamo pure avviare se Salvo non te. Ma certo, quando si tratta di money. Ah, ovviamente, ragazzi, in questo momento sto vedendo la schermata dell'hacking, che sono io, e del killer, che è lui. Dovete fare tutto quello che ne facciamo, ragazzi. Una cosa da specificare importante, Nick, qual è? Quante volte al giorno si può fare il caio perico? 3 volte noi consigliamo, sì, ragazzi, non di più, che si può pagare e vi si toglie. Andate retta agli altri che vi dicono fatelo tutte le volte che volete. Dopo, ragazzi, un rischio vostro, se magari avete veramente un colpo grosso come questo, onestamente, dopo lo andate a perdere ed è un peccato. Quindi non rischiate, fatelo 3 volte al giorno con i vostri amici. Il miglior modo, ragazzi, per farlo, secondo me, è in due. Sì. Guadagnate di più tutti e due e vi divertite anche, ragazzi. Oh no, Nick, divertiamoci. E Nick, è il momento di segare. Che dovrà killare tutti quelli che vedete, il killer dovrà fare tutto quello che vedete, dovete fare tutto quello che noi facciamo, mi raccomando, all'identica situazione. Oh no, Nick,
No, chiedina ragazzi, l'abbiamo presa. Molto buono ragazzi. In questo caso se il vostro compagno troverà le chiavi del cancello, semplicemente ragazzi, l'hacking dovrà andare a essere più comodo, perché ci sono anche. Anche invece se non avete le chiavi del cancello, l'hacker dovrà fare la stessa strada che ha fatto il. Eccoci qua ragazzi, qui sotto. Un colpo ragazzi sontuoso, sontuoso si può dire. 2 ore sotto, 2 ore, cioè, ragazzi non c'è un soldo. Cioè ci deve fare sto glitch. Oh no, Nick! Incredibile, allora. Pronta già fatta ragazzi. Poi vi faremo vedere ragazzi il momento esatto quando chiudere il gioco. Vai. Vai. Finalmente ragazzi andiamo a pigliare i documenti. 81, 18, 34 ragazzi. 81, 18, 34. Perfetto ragazzi, documenti presi. E guardate qui ragazzi come salgono i soldi, come salgono, come se fosse acqua ragazzi. E magari se fosse acqua ragazzi. Ecco qui. Ora manca solo che mi pullo io. E abbiamo pure completato e ce ne andiamo via. Posso uscire anche? Sì, sì. Vai. Organizzate ragazzi a vedere a vicenda se potete uscire o meno, che è importante ragazzi. Se farvi beccare inutilmente è un po' un peccato. Vostro compagno fatelo aspettare fuori, viceversa, che è vuoto il pieno, così potete ascoltarvi e sentire tutto. Nick, posso uscire? Sì. Veloce. No. Ma tu a pelettino, ora ce ne andiamo. Un bel bottino, eh. Oh no, Nick. Un bel bottino. Ragazzi, ci hanno visto. Purtroppo noi ce ne scappiamo lo stesso, perché sinceramente i soldi ce l'abbiamo. Stavo tutto con la testa. Tanto ragazzi al massimo che vi scoprono, fatevi stare il meno possibile. Non è che perdete tanto ragazzi, potete perdere magari un 5.000, 10.000, 20.000. Non è che perdete chissà che cosa. Mettetevi sempre la maschera che è importante, Nick non se la mette mai, è cattivo. Ragione su GTA, portiamo anche la serie di map, andatela a vedere, che è veramente figa ed è bella ragazzi. Siamo veramente a un buon punto, a un punto veramente cruciale. Vediamo sulla risolta. Non vi diciamo il punto ragazzi, perché se non vi spoileriamo. Vai, vai. Ascoltate gli altri ragazzi che se ne scappano a piedi, pigliate le moto e fatelo ber bene, e scappate di lasci con le moto che fate molto prima. Cercate di evitare gli alberi e tutto. E ce ne scappiamo ben ben via ragazzi. Ecco qui. Nuotate sempre in avanti, finché non vi dirà si potete aspettare la vostra squadra direttamente che siete usciti. In questo caso ha raggiunto la posizione. Ora arriva anche lì. E abbiamo completato ragazzi il Caio Perico in un modo facile ed efficace. Ah, ovviamente ragazzi, anche se è finito il colpo, comunque
Io ragazzi devo stoppare il clip, se no non ce la salva. E io adesso la mia schermata quando chiude il gioco. Ce la state vedendo solo la mia schermata. Ecco qui. Dovete chiuderla in questo. Finiscono. Chiudi. Proprio nel momento ragazzi che si vede il borsone. Appena lo vedete. Sì. Lo chiudete. Ora ragazzi faccio vedere pure i guadagni. Niente, noi siamo stati oro e Nick è stato platinino. Come al solito. Oh no Nick. Guadagni che ci siamo portati ragazzi ed esattamente 1.354.000. Se avessimo fatto tutto perfetto sarebbe quasi stato su quasi 1.000.000, quasi 1.400.000, ecco, fosse stato. Però ragazzi voi fatelo con calma, perfetto, tanto è facile quel drinkette. E beh, che dire ragazzi, qua lo sappiamo tutti come va a finire. Qui da Salvo e da Nick è tutto, spero che vi sia piaciuto il prank e buon 23 luglio. I don't want friends, I want outies. Smoking on booth and it's Maui. I check this bitch like I'm Ari. Sorry bitch, I don't say sorry. Look at my